Finisce in parità il derby tutto giallo-rosso del Rubens Fadini fra Giulianova e Amiternina dopo 90 minuti combattuti e giocati a viso aperto fra due squadre che hanno cercato di superarsi ma soprattutto di non perdere. Per come si erano messe le cose in campo, il pari fa più comodo agli ospiti che sono riusciti a trovare il gol dell'1-1 nel finale con l'ex teramano Lukas Klenart. Per il Giulianova un pizzico di delusione ma anche la consapevolezza di aver incontrato una formazione di valore. Al 14esimo arriva la prima emozione con un colpo di testa di Petrone che chiama la prima parata della giornata Zaccagnini. La risposta dei ragazzi di Francesco Giorgini è perentoria, ma sul perfetto cross di Giampaolo De Iorio a porta spalancata alza incredibilmente sopra la traversa. La gara è equilibrata e giocata a viso aperto fra due squadre che non si risparmiano. La formazione di Angelone si lascia preferire per la fluidità di manovra, anche se bisogna attendere il 36esimo per vedere un bel tiro di Marco Tullio che manda la sfera di poco sopra la traversa. Fra due squadre alla ricerca del riscatto dopo le ultime sconfitte, la paura di perdere grande e così si spiega l'equilibrio che va però ad influire sullo spettacolo non certo esaltante. Al 44esimo Terriaca ha una buona opportunità in area giuliese ma non riesce a trovare lo spazio per la conclusione a rete permettendo alla difesa giallorossa di rinviare. La cosa più bella del primo tempo è sicuramente lo striscione dei tifosi giuliesi per Marco Calabretta, il giovane calciatore del Pineto, scomparso venerdì scorso per un malore. La ripresa si apre con il vantaggio del Giulianova che trova il gol sugli sviluppi di un angolo con un batti e ribatti concluso dal tocco vincente di Vita che rompe così l'equilibrio. La Amiternina accusa un po' il colpo ma al 19esimo ci vuole la bravura di Zaccagnini su una punizione di Torbidone prima di un sospetto fallo in area su Valente con gli ospiti che chiedono il rigore ma con Cattaneo di Civitavecchia che lascia proseguire e con Angelone che viene poi allontanato dalla panchina per proteste. La squadra di Scoppito ci riprova al 28esimo con un tiro al lato di Ventura. Poi è la volta al 36esimo ancora di Terriaca che però non inquadra lo specchio. Al 38esimo il pareggio diventa realtà con la rete del neoentrato Lukas Klenart che di testa fa secco Zaccagnini su perfetto cross di Gizzi. Il finale vede al 45esimo una buona occasione per l'ex Torbidone che mette fuori misura e il gol di Giampaolo al 95esimo con l'annullamento per un sospetto fuorigioco. Fuori gioco inesistente, Asino! Asino!